15 gennaio del 1721. Il vescovo di Casale, Radicati di Cocconato, il governatore, Falletti di Baroro e gli esponenti delle più importanti famiglie di Casale fondano la Congregazione di Carità per assistere, accogliere e aiutare la medicità sbandita di una Casale da pochi anni entrata sotto il regno sabauto. Nel 1740 incaricano l'architetto Bernardo Bittone di costruire un grande ospedale di carità, che diventa la sintesi tra il pensiero architettonico sabaudo piemontese dell'epoca e il pensiero sanitario del Settecento dell'Illuminismo. Grandi spazi, grandi archi, grandi vetrate, perché la luce e l'aria possano rendere salubri gli ambienti. L'edificio viene costruito con il materiale di risulta dallo smantellamento della cittadella. I mattoni, gli assi, i chiodi che erano della cittadella diventano questa grande struttura, che viene addirittura ingrandita nella seconda metà dell'Ottocento a cura dell'architetto Praga, quando, oltre all'attività dell'ospedale, viene inserito il ricovero di mendicità e l'ospizio dell'infanzia abbandonata. La presenza architettonica all'interno dell'Ala Grande è anche ricca di grandi testimonianze artistiche che provengono soprattutto dalla chiesa della cittadella. La pala d'altare di Maddalena Orsola Caccia, conservata nella sala del Consiglio, a cui si accede attraversando la Galleria dei Benefattori, e nella cappella settecentesca la bellissima statua barocca della Madonna del Soccorso. L'edificio è visitabile anche ai turisti su prenotazione, ed è consultabile l'archivio storico, ricchissimo di memorie e di storie, con le sue migliaia e migliaia di carte, che raccontano come da una bellezza di pensiero e di una volontà assistenziale possa nascere un luogo di bellezza artistica e architettonica imperfettamente inserita nel tessuto urbano di Casale.